State. Consci della vostra prudenza e della vostra cavalleria e riconoscendo in voi la scintilla condivisa da questi fratelli. Siete stato eletto candidato per la nostra confraternita di San Francesco. Sappiate che per indossare la cintura e le catene di un cavaliere bisogna osservare una sacra rivelazione. Che gli obblighi della cavalleria chiederanno il vostro impegno in ogni momento della vostra vita. Avete ben compreso lo scopo della nostra confraternita? Cosa viene richiesto dai suoi cavalieri? Aderite a continuare di perseguire il comportamento esemplare che ha suscitato l'interesse e l'apprezzamento dei nostri fratelli? Sì. È vostra intenzione accettare l'appartenenza alla confraternita dei cavalieri di San Francesco? Sì. Le leggi della società e l'usanza della confraternita richiedono che il cavaliere ne sia la prua. E voi avete dimostrato di avere stoppa. Che il cavaliere sia cortese, così come voi avete mostrato, e così come può testimoniare questi nobili gentiluomini. E che un cavaliere sia fedele alla sua confraternita e alla società. Desiderate quindi accettare il carico della cavalleria e giurare fedeltà alla confraternita? Sì. Dunque, giurate fedeltà e rendete omaggio alla confraternita? Sì. Io, qui dinanzi, giuro fedeltà e rendo omaggio alla confraternita. Giuro di essere un buon e giusto cavaliere. Riverente e generoso, scudo dei deboli. Obbediente al mio Signore, prima in battaglia. Cortese in ogni momento. Campione del giusto e del buono. Così io giuro. In rimembranza del giuramento fatto e ricevuto, in rimembranza del vostro lignaggio e dei vostri impegni, siate un buon cavaliere. Dunque è nostro piacere darvi il benvenuto nella nostra confraternita e aggiungere la vostra voce alle nostre, in modo che tutti insieme possano influenzarvi per raggiungere l'eccellenza. Usate queste insegne con orgoglio, ma non con vanità. Esse ricorderanno a voi e agli altri il vostro continuo impegno verso la cavalleria. Ricordate anche che la virtù dell'umiltà è l'unica che mantiene vita la nostra confraternita e che ciascuno di noi può distruggerlo con una singola azione o una triste parola. Benvenuto fratello,